Cosa spinge una persona a superare i limiti dell'esperienza umana e affrontare l'ignoto? Da bambini ci facciamo domande sul mondo, impariamo, accettiamo e perdiamo la capacità di meravigliarci. Ma alcuni no. Gli esploratori, chi ricerca la verità. Sono questi i pionieri che definiscono il futuro dell'umanità. Quegli altri non vengono. Nessuna cifra li farà andare oltre quelle vette. La città perduta deve essere lassù. Sarà un'arrampicata infernale. Io non mi tiro indietro. Lo so. Dovresti star qui con loro. Scordatelo. Sei quasi! Ti aspetta una gran bella vista, Lara. Aggrappati a me! Grazie! Guarda che bello! È fantastico! Ma la neve che scende da quelle vette è un brutto segno. Il sentiero si inerpica sulla montagna. Dalla cima avremo una buona visuale della valle dall'altra parte. Bene, ma andiamoci piano. C'è un vento fortissimo! Dobbiamo solo continuare a muoverci! Ehi, anche se non troveremo niente quassù, tuo padre sarebbe fiero di te. Già, ma sento che troveremo qualcosa. Stai bene? Sono solo scivolata! Tutto a posto! No! No! Ah! Ah! Merda! Ci è mancato pochissimo! Lara! Stai bene? Jonah! Sono qui! Scendo e ti vengo a prendere! No! È troppo pericoloso! Posso arrampicarmi! Sei sicura? Scendo e ti vengo a prendere! No! È troppo pericoloso! Posso arrampicarmi! Sei sicura? Tu resta dove sei! Merda, Lara!
Mi farai venire un infarto. Va tutto bene? Sì. Forza. Sembra sia un passaggio obbligato. Niente male. Se il tempo peggiora, possiamo rintanarci in questa grotta. Credi davvero che troveremo la città scomparsa? So che è improbabile, ma la guida con cui ho parlato diceva di aver visto delle rovine tra queste vette. La tempesta si avvicina. Abbiamo un paio d'ore al massimo. Dovrebbero bastare. Siamo quasi in cima. Che ne pensi? Ci siamo quasi, John. Me lo sento. Un ultimo sforzo e siamo in vetta. Ok. Vediamo che c'è lassù. Dovrebbe cedere, ma resta vicino alla parete. Ok. Da qui bisogna arrampicarsi. Occhio, potrebbe venir giù del ghiaccio. Ok, ci sei? Wow! C'è un bel po' di ghiaccio instabile qua sotto. Facciamo piano e con calma. Non mollare adesso. Occhio! Oh, merda! C'è mancato poco. Riesci a saltare di là? Ce la posso fare! Oh! Oh merda! Non riesco a fare un salto del genere! Resta lì! Ti fisso una cima in vetta! Ok, ti do un po' di corda! Sei quasi, Lara! Vai così! Giona! Ci siamo! Vedo le rovine! Oddio! Oh, cazzo! Ti tengo! Ti tengo! Lara! Mi senti? Sì! Ora ti tiro su! Oh, merda! Oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Forza, Lara! No! Arrampicati!
L'aspetto più crudele della vita è che ne veniamo privati troppo in fretta. Invecchiamo, ci indeboliamo e moriamo. Ma cosa rimane di noi? Ossa? Polvere? E la nostra anima? Sopravvive alla nostra esistenza terrena? Io credo di sì. I miti e le leggende nascondono sempre un fondo di verità, ma non la verità della scienza. Qualcosa di più profondo. La chiave che porta alla vita eterna. Forse ho trovato la soluzione dell'enigma, ma non sono solo in questa ricerca. Mi sorvegliano, studiano ogni mia mossa. Ora però so chi sono. La Trinità. Un'antica e spietata setta che vuole controllare il futuro dell'umanità. Devo procedere con cautela per il bene della mia famiglia. Se dovesse succedere qualcosa a Lara o ad Anna, io non potrei mai perdonarmelo. Scusami, davvero, cosa ci fai qui? Ho visto che i tabloid ce l'hanno di nuovo con te. Pensavo ti servisse compagnia. Altre menzogne. Ti hanno seguita. Seguita? Certo che no. Che sta succedendo? Forse ho trovato la tomba. No, non farai sul serio. La leggenda del profeta è vera. Papà aveva ragione. Lara, tuo padre non stava bene. No! Stava per fare una grande scoperta, la prova tangibile dell'immortalità dell'anima. Io amavo Richard. L'avrei sposato se l'avessi chiesto. Ma era un uomo distrutto. E non voglio che tu faccia la stessa fine. No, Anna, aveva ragione. Erano gli altri a sbagliare. La tomba è in Siria. Siria? Oh cielo, Lara, no! È pura follia! Rimetti a posto la tua vita. Torna a casa, al maniero. Sai bene che non posso tornarci. Questa ossessione ha rovinato tuo padre. Ho visto qualcosa. Qualcosa che non so spiegare. Ora capisco quello che è passato papà. Sono tutte favole. Cose senza senso. Non imboccare questa strada. Sai bene dove porta. È l'unica cosa che conta ora. Troverò la tomba del profeta, Anna. Ehi, stiamo entrando nella zona di guerra. È sicura di quello che fa? Ci siamo quasi. Dovrebbe esserci un'oasi nel canyon più avanti. Spreca il suo tempo. Non c'è niente qui. Continui a guidare, per favore. I soldi sono suoi. C'è qualcosa che non va. Quella è solo la milizia locale. L'hai detto a qualcuno, vero? Quelli pagavano più di te! Che bastardo! Ah! Ah! Oh!
diavolo, ma che... Merda, non dovevano spararci addosso. Andiamocene da qui. Merda, merda. No, no, no. Non torno indietro. Deve essere qui. Un secondo. Le ricerche di papà parlavano di questo posto. Si narra che la tomba del profeta fu nascosta fra le rupi sopra una delle città dimenticate. La leggenda descrive un'oasi dove il profeta venne sepolto. Forse ci sono. Incredibile. È una specie di stele. Non riesco bene a tradurre tutto quanto. Ma questa parola... Profeta! Ci sono. Papà aveva ragione. Qui viene raffigurato mentre compie il miracolo della guarigione. Gli appunti di papà ne parlavano. Sembra una specie di mappa, ma non riesco a leggere le scritte. È il profeta che parla a un esercito straniero. Li ha convinti a deporre le armi. Condusse i suoi attraverso il deserto, fino all'oasi. Ancora nessuno. Sicuro è morta di uno schiaffo. Bene, andiamocene. Constantine vuole entrare nella tomba prima del tramonto. Cercano la tomba. Devo trovarla prima di loro. Un'entrata segreta. Incredibile. Se solo papà fosse qui.
Sono già qui. Devo riuscire a entrare. L'ordine della Trinità inseguì il profeta e i suoi discepoli per tutto l'impero, fino allo scontro finale nell'oasi nascosta. Dannazione, andiamo. C'è stata una battaglia qui. Soldati armati contro pellegrini religiosi. L'ordine della Trinità. Diavolo, ci è mancato poco. Avanzano forza di esplosioni. Speriamo che funzioni. Incredibile, ce l'abbiamo fatta.